In questa puntata di Caffè Design vedremo tante cose nuove. Chiaramente c'è stato il primo aprile, i brand si sono sbizzarriti, qualcuno ha fatto bene, qualcuno ha fatto male. Serena Williams ha lanciato il suo brand di beauty e c'è della gente veramente brava a fare quelle cose dietro. E Coca-Cola ha riprogettato dopo 10 anni le proprie bottiglie e tante altre cose magiche. Sigla! Buongiorno. Bene, allora, è il sì. No, lo teniamo perché, allora ragazzi, vi devo dire una cosa. Qua stiamo letteralmente impazzendo completi, ok? Cioè non c'è più, non si sta capendo più niente. Questi sì sono isteria totale, sono perdita del controllo assoluta. Ed è quello che faccio. Però nonostante ciò siamo qui qua a registrare, a fare la puntata, eccetera eccetera. Ma perché sì, dico questo? Perché si sta avvicinando la Design Week e vi posso dire sinceramente che è la miglior Design Week di sempre per Caffè Design, ma altrettanto la più peggiore. Faticosa. Vabbè, oh raga, sto capendo da grandi fatiche derivano grandi soddisfazioni. Io voglio soltanto avvisarvi di una cosa, ve lo dico in advance perché comunque poi su Instagram vi diremo in tutto advance, con calma, in advance, in anticipo, scusate, mixo. Saremo coinvolti, ho fatto un conto, in 4 eventi, di cui 3 in collabo e 3 lanci di prodotti. 4 pentole più, ragazzi, ma giustamente, no, vabbè, mo, Giacomo, no, che sta ascoltando Giacomo, questa che cazzo puntata, se ne frega. 2 che ne sa, tu dici 4. Senti, io approfitto. No, quello, ma questo è uno sfogo personale, detto, Giuliano. Ho approfittare di questa cosa. Per certo, no, vai. Fai 2 minuti. Questo è per creare un po' di attenzione sulla cosa. Tanto che su Instagram vedremo tutte le cose che effettivamente faremo. Sì, esatto. Quindi ogni volta che uscirà un evento, perché qua non si sta più dietro a niente. Ma bellissimo. Andiamo avanti, dai, partiamo con questa puntata. Dai, diciamo le cose belle. Breccia, credo c'è anche un bel annuncio da fare. Ah, sì. Questa sera, lunedì, ci trovate al Talent Garden, anche te Giuliano, sì, lo troverete tipo modalità zombie, perché ci sarà un evento di presentazione. Ho lanciato un corso sulla UX design e quindi cogliamo l'occasione per incontrare altri designer, vederci, fare un po' di festa, bere una birretta, fare network. Ovviamente noi siamo stati pagati per questo, certo, Breccia, che ancora ci pagherà in natura, sì, in succhi di frutta. Posso portare succhi di frutta per tutto l'anno. Ah, no. Vabbè, quindi ok, l'ha detto. Milano, possono venire tutti? Assolutamente. Fantastico. A tutti al Talent Garden Calabiana. Fantastico. Quello più grande a sud, dalle 20:30 in poi siamo lì. Ci beviamo un succo di frutta a pera. Vai, perfetto. Bene, ragazzi, con le cose di questo episodio. Vai, Breccia, vai. Inizia. Allora, abbiamo parlato del primo aprile. Effettivamente è noto ormai che i brand ci giocano e presentano varie cose. Devo essere onesto, quest'anno sono state poche cose interessanti e più passano gli anni e meno sono interessanti. Vabbè, perché ha rotto un po' il cazzo, esatto, lo scherzo del primo aprile. Sì, esatto. Gli unici da segnalare sono 2. Uno, ok, che è questo di Nothing. Effettivamente ha presentato questo finto telefono piccolissimo, ha fatto abbastanza discutere, ha girato tanto, che è l'idea di queste campagne del primo aprile. Hanno fatto anche dei video. Posso dire una cosa su questo telefono? Allora, certo, che innanzitutto, vabbè, questo è uno Resize del nuovo che hanno lanciato, del 2A, sì, tipo. Sì. Però è una figata. È bellino, sì. Cioè, sì, quando l'ho visto ho detto, beh, quasi. Una roba, quasi. Perché un telefono così piccolo, magari con una fotocamera buona, è abbastanza. A parte che esteticamente è fighissimo. Sì, esatto, sì, è proprio è quasi un secondo telefono che uno dice ok, me lo porto. Un smartwatch senza cinturino, te lo metti all'orecchio. Sì, è molto verità, carino, è molto tenero. Questa cosa che stai dicendo, secondo me, è effettivamente questo qui credo sia il pesce d'aprile in cui la maggior parte delle persone è cascata. Cioè, noi abbiamo ricevuto molte persone, ci hanno mandato su Instagram, credendo fosse serio questo fatto, perché magari non tutti hanno collegato immediatamente la cosa, sì. Qualche giorno prima, no? Solo perché quando abbiamo lanciato noi il prodotto, praticamente la gente pensava che era pesce d'aprile. Anche perché nella caption c'è scritto che è un pesce d'aprile, però poi queste immagini girano, vanno, esatto, nelle altre pagine, e nelle pagine poi si perde. Quindi magari io lo trovo molto figo e spero che sia una mossa di Nothing per tassare il terreno, sai, per dire vediamo come reagisce il mondo
ad un ipotetico telefono minuscolo, perché sì, effettivamente c'è un mercato per queste robe qua, hai visto il trend, cioè che sono gli spacciatori, i damphone, no, abbiamo parlato i 5 cellulari, cos'erano? 5 o 7? Magari, capito, 200 euro ti pigli un telefono che è piccolino, però i dati di Apple ci dimostrano purtroppo che i telefoni piccoli non funzionano, dato che hanno una percentuale altissima di gradimento, vendite bassissime, infatti. Pazzesco. Apple non gli ha evidentemente Apple, boh, magari in Africa può permettersi. E invece di fare... chi ha fatto un pesce d'aprile molto bello è Duolingo. Duolingo, ragazzi, ve ne parliamo veramente passionato, super spesso, perché cavolo, sono veramente forti. Hanno presentato Duolingo on Ice, lo spettacolo di Duolingo sul ghiaccio. Però ragazzi, questo video dovete vederlo perché fa morire da ridere. Dice lo spettacolo di 4 ore, così c'è la gente che sta morendo, no? E poi fa vedere tipo tra le canzoni che canteremo, Spanish or Vanish, ci sono quelli che cantano in spagnolo, quello in italiano, cioè veramente un... Allora, Duolingo sono bravissimi e obiettivamente stanno usando la mascotte, proprio abusando della mascotte. Sì, sì, è vero, in maniera molto intelligente. E funziona, sì, esatto, cioè stanno sparando un mare di roba. Ma il fatto che ci sia la mascotte che comunque lo sdrammatizza, lo de... è figo, bravi. No, bello, sono forti, sono forti. Un ottimo caso studio ormai, Duolingo. Sì, vero, molto figo, molto figo. E invece, parlando di cambiamenti, di cose che potevano sembrare pesci d'aprile, invece non lo sono, Levi's ha presentato un nuovo logo ed è Levi's. Esatto. Mi spieghi sta roba, perché mi hanno detto, cioè ho letto così... sì, esatto, ho visto su una pagina Instagram, sì? Così, che è legato a Beyoncé, al nuovo album di Beyoncé. Bellissimo. Che ho ascoltato e vi dico che non mi è piaciuto. Se questo fosse un podcast sulla musica, sì, esatto, ne parleremo più approfonditamente, niente. Ma sì, non essendolo, non è il caso. È un album un po' country, sì, come genere. Sì. Che mi spiegate che cazzo te lo spiego significa? Assolutamente, molto velocemente. Allora, in buona sostanza, che succede? Beyoncé droppa l'album. Una di queste canzoni si chiama per l'appunto Levi's Jeans, ed è insieme a Post Malone, se non sbaglio, un featuring. Ovviamente quello che pare, la storia sia questa: Beyoncé ha voluto aggiungere l'altra I nel titolo della canzone, quindi per non associarsi direttamente al brand, nonostante facesse chiaramente riferimento a questo, quindi... ed è stato il brand. E allora, prima di venersi male, hanno detto: sai cosa? Va bene. E hanno cambiato l'immagine del profilo di Instagram, anche sul resto della comunicazione, per questo periodo. Quindi hanno un po' assecondato Beyoncé. È bella sta cosa. Ovviamente, perché insomma, voglio dire, ho tutto il rispetto per Levi's, un brand gigantesco, ma forse Beyoncé è un brand più grosso di Levi's in generale. Quindi, motivo per cui a quel punto. È interessante vedere come appunto viene sposata una causa e si va dietro a queste robette. Quindi divertente, bella activation, simpatica. Beh, sono tutte cose che, se ci pensi, anni fa non l'avrebbero mai fatto. Vero, cioè vero. Sono cambiare il logo. Addirittura, se vi ricordate, anni fa c'era proprio un'idea dei brand completamente diversa. Non potevi cambiare colore, non potevi fare quello, esatto, non potevi ruotarlo, non potevi... Cioè è di un attaccamento a delle linee guida, che tra l'altro è proprio quello della notizia successiva. Ah, ecco. Di okay. Tony's Chocolate. Perché Tony's Chocolate, cioè, mentre Levi's si è presa bene, no? Ah. Ma poi che ovviamente Beyoncé, quindi salti piacere, sul carro, no? Dei vincitori, certo, come si dice. Certo. A New York, a Napoli. Tony's Chocolate, certo, che è il brand di cioccolata che appunto fa del come si dice della produzione, esatto, della produzione sostenibile eticamente, esatto, okay. Fa il suo cavallo di battaglia, sì. Ha praticamente rifatto tutti i suoi la produzione etica. Bravo, okay. Produzione etica. Ha rifatto tutti i suoi packaging per un po' scimmiottare le altre aziende di produzione di cioccolata. Quindi ha fatto delle barrette che scimmiottano quella di Milka, con i colori di Milka, quelle di Kit Kat, quelle di Twix, quelle di Ferrero Rocher. E funziona molto bene. Il brand Tony's Chocolate è basato sul... Scribble, sul disegnetto, ok? Ti dà mega Paolo Strano comunque. Vabbè. Ci sto provando, ci provo. Su un packaging, quindi con illustrazioni disegnate, e quindi l'ha rifatte fondamentalmente, ha rifatto le iconiche pacchi della cioccolata
con il suo stile, quindi sono effettivamente abbastanza Tony's Chocolate. Sì, sì. Cosa è successo? Milka si è incazzata da morire. Sono Milka, uguale, non vedo. Milka è questa quello... qua grigia, sì. Esatto. Ah, okay, okay. Perché l'hanno dovuta rifare, perché Milka l'ha denunciato subito. Appena però... hanno utilizzato, perché in una puntata, se voi ascoltasse Caffè Design da tanto tempo, sapesse che Milka è molto affezionata a quel colore, tanto da averlo registrato. Il primo brand in Europa a farlo. Esatto. Ever. E quindi Tony's Chocolate ha utilizzato la, la combo colori di Milka e si sono incazzati, le hanno denunciati. Chiaro. E Tony's Chocolate su Twitter poi dopo gli ha scritto: invece di mettere in mezzo gli avvocati, pensiamo a rendere l'industria della cioccolata veramente sostenibile dal punto di vista etico. Quindi vedi, ha fatto not purple obviously, che vuol dire non viola ovviamente. Non mettiamo in mezzo gli avvocati. Dove sta il... No, vabbè, dai, è bello. Cioè, ok, quindi addirittura gli hanno pure infiocchettati. Qua, qua, sì, c'è pure c'è farmers, not lawyers. Sì, quindi sì, paghiamo gli agricoltori e non gli avvocati. Li hanno zittiti, li hanno zittiti. Effettivamente questa campagna di Tony's era proprio un dissing. Nasce come dissing. Infatti si sono stupiti tutti per il fatto che ha attaccato Mondelez, si chiama? Sì, Mondelez, che è la grande azienda dietro i più grandi gruppi di cioccolata. E l'idea di l'idea di Tony, quello che racconta Tony, appunto, che l'industria della cioccolata è guidata al 90% da schiavitù e da questioni da condizioni di lavoro non etiche. Esatto. Ah, bello. Tra l'altro vi segnalo, c'è un video YouTube della CNBC, CNBC, vabbè, lo trovate, scrivete Tony's Industry Chocolate Industry su YouTube. È uscito un servizio super bello di questo canale CNBC, dove racconta tutta la storia di come un brand di cioccolata molto più costoso delle altre è riuscito ad avere il successo che sta avendo, perché costano molto di più. Costano molto di più, fanno leva sull'irregolaria della barretta. La barra è tutta, i quadratini non sono omogenei, il packaging è in carta. Ha tante accorgimenti che appunto lo fanno costare molto di più dei competitor normalmente, però sta avendo tantissimo. Beh, di fatto paghi un po' anche questo, questo impegno certo, ovviamente porta dei costi maggiori. Che ci sta. Va bene, vado io adesso, scusami. Vai. Allora, ho detto, c'è stata bellissima campagna anche questa settimana, che quasi va dietro a questa storia qui, no? Perché è sempre un'altra gigantesca azienda, Coca-Cola, che ha deciso di... Ecco, parto così. Ecco, avete presente quando girate il mondo, ma anche nei vostri paesini, molto probabilmente, ci sono questi baretti che di loro sponte, così, baretti o chioschetti, decidono di dedicare, che ti devo dire, la sala cinesca, oppure un muro accanto al bar, o un'insegna fatta apposta, a un brand. Molto spesso questo brand è Coca-Cola, per esempio, e quindi che fanno? Ci ridisegnano il logo. Stupendo, è sempre molto bello, no? Sì, sì, perfetto. Sempre ovviamente quello che viene fuori è uno sgorbio logo, no? Non è mai una cosa troppo fatta bene. Che fa Coca-Cola questa volta? Decide di dedicare un'intera campagna a questi attacchi d'arte, se vogliamo, di questi piccoli bar in giro per il mondo. È davvero stupendo. In giro per il mondo, quindi che un po' prendono pezzi. Si vede, no? C'è un video bellissimo di questa campagna, che prendono pezzi di cultura, magari no, indonesiana piuttosto che europea, tedeschi, così, ed è molto. Celebra un po' questa usanza di questi bar di dedicare a Coca-Cola questi attacchi d'arte. Che tra l'altro, secondo me, è un flex assurdo, di branding. Sì, esatto, è molto fico il fatto che, sempre per il discorso del logo, no? Che è quasi un filucci in questa puntata, il logo che viene completamente, in questo caso, viene totalmente distrutto. Non importa, questo è proprio quello che volevo fare. Siamo noi, questo fa capire appunto quello che abbiamo sempre detto da sempre, che il brand non è il logo, ma sono i valori. Esatto, la riconoscibilità del brand non passa per usare il PNG corretto. Anche questa cosa l'abbiamo detta molte volte, facendo per esempio il paragone tra Coca-Cola e Pepsi, no? Da un punto di vista di brand e da un punto di vista valoriale, Coca-Cola è sempre quello che sposa più i principi legati all'unione, allo stare insieme, alla famiglia, quindi magari ha l'idea di inglobare in questa grande famiglia dove ognuno ha il suo modo di esprimere le cose, anche questa specie di artisti, se vogliamo, che celebrano il brand. Molto figo, bellissima campagna, quasi da accapponare la pelle, devo dire la verità. Bello, mi è piaciuto molto, tant'è
che abbiamo anche preso un'altra notizia di Coca-Cola, perché fa parte di, sempre un po' si collega a quello di Tony, cioè di brand che stanno cercando effettivamente, praticamente, di ridurre il proprio impatto, fondamentalmente, cioè, di migliorarsi poco poco alla volta. Coca-Cola negli anni sta cercando di ridurre totalmente l'utilizzo della plastica in qualche modo. È molto difficile, tant'è che sono passati, se non mi sbaglio, dalla produzione di le bottiglie da utilizzare una cosa come 25 grammi da di plastica, a 21. 27 grammi a 21, che sembra in 10 anni, in 10 anni, e adesso da 21 a 17, 18 grammi. Quindi sembra una stronzata, effettivamente, però perché con quei volumi 6 grammi, però in questo caso tu non devi più guardare i grammi, ma devi guardare le percentuali. Tonnellate. E ridurre da 21 grammi a 18 vuol dire ridurre quasi del 10% l'utilizzo di materie prime, che per un'azienda come Coca-Cola, che magari utilizza 1 milione di miliardi di plastica, ne utilizzi il 10% in meno. Di plastica, di misura. Di PET. E tra l'altro questa plastica inizia a essere sempre più in percentuali alte plastica riciclata, quindi di questo totale che viene utilizzato per ogni bottiglietta, la percentuale sempre più alta stanno cercando di integrare plastica riciclata. Quindi, ha riprogettato le bottiglie. A tutti sì, esatto, effetti. Ha dovuto riprogettare le bottiglie perché, appunto, per ridurre il consumo, l'utilizzo di materiale, ci vuole veramente un botto di lavoro ingegneristico proprio, di riduzione, senza però ovviamente perdere le proprietà meccaniche della bottiglia. Tu premi, esplode, ricade ed esplode. Cioè, certo. È un capì quel è un lavoro quel... di figlio dove tu togli una cosa di strada. Esatto, e che a me affascina tantissimo di quanto in là puoi andare a ridurre cose. Effettivamente è difficile perché ci stanno lavorando. Non ho capito se in queste immagini che vediamo sul sito di Coca-Cola effettivamente sono queste, è questa la nuova prima bottiglia. E dopo, diciamo, è l'evoluzione. È un po' bruttina, veramente un po' bruttina questa. Beh, sicuramente se è così, ovviamente prima guardate c'è una marea di dettagli, anche texture diverse, sì, che chiaramente forse, cioè, mi immagino, devi andare a perdere per avere quel risultato lì. Non per forza, non so, magari alcune texture alcune texture agiscono da nervature per irrigidire una parte della bottiglia. Cioè è veramente complesso. E quindi sì, però è molto interessante, è affascinante. Molto affascinante, yes. esatto, molto bene. Fico, bene. Allora, invece, chi anche ha messo ordine, ha fatto un po' di sistemazione, ha messo proprio a spolverato tra i propri brand, è Kraft, quindi Heinz, in verità, casa madre Heinz, che con Kraft sta procedendo a questo lavoro di risistemazione dei propri packaging, e quindi di conseguenza dei sottobrand di Kraft, quindi le varie salse, fondamentalmente. Allora, devo dire, se io metto su questa immagine qua, insomma, è abbastanza emblematica, esatto, dove tutte quante le salse, alcune che io spero in Italia siano vietate, perché tipo la Buffalo Sauce. No, ma ci sono nomi terribili. Cioè, vai su questa Chicken Smoke Barbecue Sauce. No, questa è buona. Kikori. Ah, no, è che Kikori. Non lo so, non so cosa significa. Sì, ho paura salse a saperlo. Gusti classiche Catalina. Va bene, comunque, detto ciò, voglio dire, il risultato, a me, devo dire, prima ci stavamo un po' pizzicando, a me in verità torna il fatto, prima, possiamo anche vedere il prima e dopo, voglio dire, non che prima facesse, cioè fosse orribile, però fatto prima che era ci un sia po' orribile, una linea prima era orribile, era orribile, ma adesso è molto meglio. Io trovo che adesso sia comunque molto sistemato, ha un'identità tutto sommato coerente, semplice. Mi dà fastidio quest'ombra, molto casale, io la vedo un po'. Mi dà fastidio quest'ombra sul panino. No, a beh, me questo è il mercato, ragazzi. Sotto, sono certo, sul mercato. Esatto. Cioè. Alla fine hanno scelto, vedi, invece di prima c'era questo grande piatto superiore, hanno scelto quella focalizzarsi su un singolo pietanza in cui utilizzi quella salsa, che mi sembra una comunicazione molto più diretta, molto più da GDO, molto più da questa è la salsa che devi mettere nell'hamburger muto, ok? Molto semplice. No, è vero, è così, è così, e va bene, quindi utilizzo di cromie flat, tutto sommato, voglio dire, mi piace, è un lavoro bello sistemato, è veramente molto diretto, sicuramente tanto didascalico come roba, però come dicevi tu prima, giustamente qua stai parlando del
massima espressione della GDO. Cioè, sta roba deve essere vista. Cioè, sì, sì. In mezzo a 2000 salse, tu devi scegliere le... quante cazzo sono? 5, 15 salse, sì, di Heinz. Sì, sì. Quindi già sono tante tra di loro, cioè già si cannibalizzano a vicenda fondamentalmente, se vuoi mettere dei panini, e quindi giustamente devono dire: questa la metti nel chicken burger, quest'altra invece la metti sull'insalata, quest'altra la metti sul tramezzino. È vero, è vero, forse... E quindi hanno bisogno di questo... Sì, ha ragione, la grande aggiunta è questo, il fatto che sono iper descrittivi le applicazioni. Sì. Sì, tipo... sì, 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 quindi ci sta. Sicuramente non è il trattamento che amerei per un brand magari più piccolo, cioè, più, più artigianale, tra virgolette, magari sempre della GDO, però più artigianale. Per Kraft è chiaramente la strada più efficiente ed efficace. E ti dirò, comunque, appunto, per le dimensioni e per il mercato è comunque un bel lavoretto. Cioè, nel senso, è... Sì, 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 sì. Cioè, è fatto avercene. Da, esatto, cioè, è fatto proprio da manuale. Cioè, bene, fatto come bene. Deve essere fatto. Bravo, bravo, molto bene. Molto bene. Adesso, in realtà, spulciando nel sito di Heinz, volevo farvi vedere questo prodotto. Sì. Parlami di questo prodotto, perché non voglio, strano. Non voglio. Però dillo, vabbè, no, faccio vedere, faccio così, aspetta, prendo un'immagine, vai, e vi chiedo che cos'è. Bravissimo. Aspetta, cerco, ecco, va bene questa, vado va su bene questa. Questa, vai. Ecco. Cioè, dai. Che cos'è? Allora, questa roba qua, uno sembra la roba per la lavatrice, per la lavastoviglie, scusa. Per la lavastoviglie e lavatrice, per me sono lo stesso elettrodomestico, sì, lavatrice, sì, e lavastoviglie. Vero, non, la ci metti dentro, non riesco a capire la differenza. Cos'è? È un insaporitore per acqua. Quindi abbiamo visto un botto di questi insaporitori. È un liquido che tu metti, uno sciroppo sarà. Sciroppo. Ginocchio e alta antalena. Difficilmente. Scatolone. Però, appunto, cosa fa? Lo squizzi, lo pre, lo... che palle. Vabbè, Nanni, cosa fai? È chiaro. Lo metti dentro l'acqua e ti dà il sapore. Io volevo chiedere. Insaporitore di acqua. Cosa ne pensate di questo prodotto? Allora, il prodotto è interessante. Sicuramente è un bellissimo trend quello degli insaporitori, cioè di utilizzare 50 ml, non so quanto saranno, quindi pochissima roba, e poi te la mischi tu con l'acqua, perché l'acqua ce l'hanno tutti, quindi rientra nel filone di ce l'abbiamo tutti i paesi che hanno la GDO, hanno l'acqua. Di utilizzare quindi il minor numero di volume per le spedizioni, per il peso, quindi è un prodotto che nasce come concetto sostenibile. Quello che mi fa proprio girare le scatole è un brand nuovo di un di un colosso come Kraft. Cazzo, cioè, è troppo poco. Cioè, la cosa di Zara Cosmetic che mi lamentavo l'altro giorno. Cioè, quando questi brand fanno qualcosa, mi aspetto che portino l'asticella più avanti. Invece questa roba qua sembra un progetto di una startup di Cernusco sul Naviglio, senza niente. No, una startup con poco budget. Sì. Cioè, chi si è dovuto arrangiare con i mezzi che ha. Ma cosa che magari Kraft non ha dovuto fare. Ma chiediamo all'esperto di branding. No, allora, chiaramente sono totalmente d'accordo. Oltretutto, se vai più giù nel sito, cioè, evidentemente non hanno Prill in America, perché questo qua è esatto, proprio letteralmente Prill. Se tu vai qua, questo carosello, sono troppo, sono tutti uguali. Vabbè, comunque sembrano proprio i color matching sono proprio, sì, quelli, proprio lo stesso. Ovviamente, sai, mentre parlavi pensavo, è probabile, pensavo però, che sei scemo. No, probabile, vabbè, questo sì, è probabile però che anche questo sia un test per loro, dove questo brand in effetti non è ancora chiuso. Sì, ma non, cioè, va bene, cioè, è troppo poco. È troppo poco per un brand così grande. Esatto. Sito, e non va bene, cioè, inquinamento. È inquinamento. È proprio inquinamento. Cioè, questo web design in generale di presentazione, quindi questa landing, anche se l'hanno fatta questo sito per capire un po' il sentiment, ok, della gente, come reagisce. Infatti c'è questo stay in touch, quindi è chiaramente una landing page di per capire come reagisce il mercato. Va bene, ma è troppo poco per Kraft.
Dai, cioè, no, proprio è ridicolo sta roba. La cosa è che è un brand chiaramente progettato per la Gen Z, per rispondere all'esigenza potenzialmente nuova. E a me queste campagne qui su TikTok, sì, esatto, fanno veramente accapponare la pelle, sono proprio imbarazzanti. Io ora mi vesto degli stessi colori del e prodotto e poi lo metti giù e dici guarda, abbiamo anche user generated content, sì, qui, esatto, la gente ci ama, sì, compratelo mio, dai. Tra l'altro, no, guarda, a proposito, ti ho messo la breccia subito sotto un competitor che in realtà è di PepsiCo, quindi un altro colosso, è un brand un attimino già più sistemato perché comunque ha una sua variante da flavor squeezable, mm-hmm, nell'acqua, però nasce come prodotto, come acqua frizzante a sparkling. No, esatto, è fatto presso da Steam, si chiama Bubbly, è un brand, ne abbiamo parlato all'uscita. Se vai giù, questo qua è il prodotto così come viene venduto, loro vai ancora presso da Steam, qua proprio, esatto, fai buy now, hanno fatto queste boccettine, mm-hmm, di vetro, dove vabbè, chiaramente il brand Bubbly è già molto più costruito, ha una personalità devastante, cioè i package con i sorrisi, ognuno ha la sua personalità, è molto, che è molto bella questa cosa. Ma che poi è anche un po' quello che stanno facendo i ragazzi di Dripe che conosciamo, sì, che appunto però cioè da loro è molto più bello il vedere come stanno lavorando al branding, come stanno cercando di comunicare questa roba, da un colosso come Heinz. Veramente è fastidioso vedere una roba così. Vabbè, ma non ti incazzare, No, è troppo dozzinale, cioè proprio dozzinale. Oddio, ragazzi, ma non sembrano delle gambe? Bene, non va bene. Oddio, sì, è vero. Basta. Poi via questi bagni. Non sembra. No, anche perché sti prodotti qua sono. È terribile, è terribile. Adesso che me l'hai sta detto, partorendo, è ancora peggio. Che delirio. L'80% di questi prodotti è comunicazione. Perché alla fine, certo, non c'è niente da dire. Voglio dire, è un sapore, sì, esatto, sapore d'acqua. Non è che morivo. Non è che morivo dalla voglia di. Non è che non posso più bere la mia acqua a casa. Non posso bere senza sapore. Quindi, giustamente, se manca quella, che l'unica cosa che davvero in cui devi veramente investire, no? E il resto è superfluo, quindi sì, fateci sapere però sotto nei commenti cosa ne pensate effettivamente, sì, se siete d'accordo con queste opinioni, opinioni discutibili. Prego Breccia, vada pure avanti. Allora, di che parliamo? Di un altro brand che mi è piaciuto molto, ed è il brand di Serena Williams, fondamentalmente entrata nel settore del beauty. Vedi, questa è una roba bella. Aspetta, guarda lì, Cioè, vedi, cioè, è una roba dove dici, metto del budget, faccio qualcosa di quantomeno diverso dagli altri. Sì, allora, questo qua sono brand comunque che, dobbiamo essere onesti, come i brand di beauty, di trucchi, anche i profumi, di Hailey Bieber, che abbiamo... veramente nulla, non è che sono particolarmente innovativi. Però la cosa che stanno facendo rispetto ad anni fa è... prestare tanta attenzione a prendere delle persone veramente forti, oppure andare da studi veramente forti. Il prodotto, tutto il branding di questo prodotto di Serena Williams è veramente figo, sì. Cioè una roba del genere non l'avevo mai vista. È iconica, il colore, la finitura, sì, è molto bello, riporta comunque quello scenario del tennis, ma allo stesso tempo non è kitsch, è figo, è veramente figo, assolutamente, sì. Sì, sì. No, questo è proprio l'opposto di quel brand di Heinz. Chiamalo col suo nome. No, perché non voglio memorizzarlo. Oh my, oh, questo nome. Esatto. Quindi complimenti a Serena Williams, esatto, che tutto si è accostata a dei questo professionisti. Tutto branding, perché poi i valori sono quelli, cioè i valori di Serena Williams, valori di Dua Lipa, voglio dire, non è che adesso una atleta, l'altra poi tanti successi. Oltretutto, ovviamente, come dicevi, non è che questi portano grande innovazione in termini di prodotto, cioè non è che questi qua erano rossetto di questo fa chissà che cosa, è un rossetto probabilmente di white label, molto probabilmente, sì, prodotto da qualcun altro, sicuramente qualcun altro, non hanno iniziato a produrre, però giustamente tutto il lavoro che fai qua è di branding, lo associ alla persona in questo branding caso, e packaging, ai valori, comunque, quindi l'investimento vero sul packaging, quindi è giustissimo probabilmente, ecco, nonostante sia fico, che questa roba qua sia effettivamente outstanding. Sì. Cioè, è giusto che un brand del genere esca dal terreno conosciuto per esprimersi in qualche modo. Sì. Cioè, se i brand di cosmetica oggi nel 90% dei casi si esprimono tramite il packaging, è giusto che un brand che nasce nuovo
proponga un packaging almeno diverso. Certo. Cioè, e quindi ci sta, bello. Certo, figo. Certo. L'avevamo visto già, forse l'anno scorso, con quello di Harry Styles. Comunque, sì, le unghie, no? Cos'è? Sì, avevo iniziato, no, lo forse smalto. Più di, forse qualche tempo fa ormai. Però, sì, sì, che avevamo però messo in contrapposizione con quello di Fedez, che è vero, infatti che è vero, ha fatto, fatto molta strada. Sì. E fa perché quello di Fedez non aveva, cioè l'unica cosa che dovevano avere non ce l'aveva, cioè sì, la costruzione di un racconto. Va bene, perfetto. Chiudiamo con questa roba qui, che devo dire che è abbastanza stupida, ma mi ha un po' triggerato, devo essere onesto, proprio perché parlando proprio di storytelling, vi sarete accorti, cari amici da casa, che Disney Plus ha cambiato il colore, ha cambiato palette. In buona sostanza, quindi, è passata dal blu Disney, classico blu Disney, quello del cielo stellato del castello della Disney, a questo tail, si chiama di fatto. Puoi dirlo in italiano? Si chiama foglia di tè, verde petrolio è il colore, è la esatta traduzione. Perché? Perché l'internet si è chiesto: ma Disney Plus, cosa stai facendo? Ecco, ebbene, ci sono tre teorie che stanno vacillando, stanno girando addirittura un po', tre. Però tutte e tre sono di fatto estremamente collegate al fatto che Disney di recente ha completato l'acquisizione di Hulu. È un'altra gigantesca piattaforma di streaming, brand, piattaforma di streaming in America, soprattutto noi in Italia non ce l'abbiamo Hulu, però Disney Plus, quindi Disney ha comprato l'acquisizione di Hulu, e quindi molto probabilmente, visto che comunque il peso di Hulu in termini di produzione, in termini di, anche di audience, di community, è molto grande, questo colore qua pare sia un po' una sorta di compromesso tra il blu di Disney e il verde di Hulu. Quindi questa qua è sicuramente la ragione madre, ecco, che ha motivato un po' di cose. Poi la motivazione che Disney ha dato, quella ufficiale, è cioè, sono i colori dell'aurora boreale. E quindi un nuovo inizio, un nuovo inizio, quindi una nuova cosa straordinaria, chiaramente sempre legato al fatto di Hulu, e quindi no, è un nuovo restart, e quindi colori d'aurora boreale. Ma la verità, di fatto, è che Sai la verità. La cosa più supponibile, più realistica, è che la scelta di Disney Plus sia legata anche al fatto, approfittò di questo uso di Hulu per distinguersi dai competitor nelle home screen Perché non è molto più vicino a Now, così. Bravissimo, ma Now è solo in Italia. È un problema che ci poniamo solo in Italia, ma nel resto d'America. Ho trovato questa screen da qualche parte dove, ovviamente, la maggior parte dei competitor, Netflix escluso, sono tutti verso il blu, Prime Video, ma anche altri, Paramount, sono tutti quanti molto vicini a quella bluish, diciamo. E quindi questa roba qui si distanzia un po'. Okay. Oltretutto in Italia, oltre a Now, abbiamo anche RaiPlay, che ha quel similissimo gradiente. Per cui non so se forse il nuovo colore dello streaming. Forse è il nuovo colore dello streaming, che è il colore d'aurora boreale. Che un po' è aurora, perché comunque c'è il gradiente, no? Aurora boreale, sì. ci può stare. Bella storia, che appunto in realtà solo per che chiude questo episodio l'acquisto di Hulu. E chiude anche questo episodio. Assolutamente. Aveva anche un bel branding Hulu, siccome l'hanno pagato tanto, perché in America è bello grosso. Sì. Bene, questo era quanto. E niente, abbiamo c'è stato il rebranding di Lamborghini questa settimana. Ma Giuliano ha fatto un apposito approfondimento sull'Instagram che c'è nella descrizione. Che c'è nella descrizione qua giù. No, perché là c'è il bottone per far uscire la descrizione. Un'altra cosa che è qua giù. Aspetta, è vero, possiamo fare quella cosa. Tipo, iscriviti. Guarda che si illumina il pulsante. Hai visto? Sì. Oppure di l'altra? Iscriviti. Non quella. Guarda, aspetta, qua. Mi piace. Clicca mi piace, si illumina. No. Ma da solo. Mi piace, si illumina i pulsanti, anche se dice iscriviti, guarda. Iscriviti. Vedi, si illumina. Pazzesco, ma YouTube è così. Spero non sia successo per sembrare degli idioti in questa scena. Vabbè. Comunque saremmo. No, allora, in realtà sai che c'è qua sotto, davvero? C'è il link a Retrobottega nei commenti, dico, nella descrizione. Okay. Retrobottega, dove potete trovare tutti quanti i nostri prodotti, i poster, i cappelli che vedete che indossano i miei compari qui a fianco a me, tutti i lanyard e via dicendo. Mi raccomando, dateci occhio, perché qua ci sono i restock che stanno arrivando. Sì, le cose finiscono, ripartono, ma ma insomma stiamo sempre abbastanza dietro, quindi acquistate. Nani, aspetta, una sola domanda per Nani: uscirà roba nuova per la Design Week? Sì. No, lo chiedo perché voglio saperlo anch'io. Sì, uscirà, faremo dei restock. Ok, va bene. Yeah. Let's go. Yeah. Bene, bene. Ciao belli, ciao. Al prossimo se ci arriviamo. Ciao.